Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare Tutos DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi per mostrarvi come realizzare un bellissimo alberello di Natale decorativo che voi potete attaccare al vostro albero o che magari potete usare per qualsiasi altra decorazione. È molto molto carino e anche molto facile da fare. Qui davanti a me ho i gomitoli che vado ad usare e anche l'uncinetto che è da 3.5. Ho scelto questi tre colori perché, il verde dell'albero, molto molto classico, il marroncino per il tronco e il bianco per la neve. La prima cosa che faccio è fare la punta del mio alberello e quindi ho bisogno del cappietto per poterlo attaccare. Come potete vedere qui ho fatto un nodino e attorno a questo nodino vado a realizzare una mini catenella da 6 maglie. Eccole qui le mie 6 magliettine, le vado ad unire, o meglio unisco la fine con l'inizio e da questo tondino qui posso andare a sviluppare il mio albero. Cominciamo quindi allargando e realizzando la classica forma conica. La prima cosa che faccio è mettere 2 maglie all'interno di ogni seconda maglia. Ottimo, una volta fatta questa riga andrò invece a mettere 2 maglie ogni terza maglia. Per quello seguente andrò invece a mettere 2 maglie in ogni quarta maglia. A questo punto, ottenuta una certa larghezza, vado a lavorare per quella larghezza lì, nel senso che continuo a mettere le doppie magliettine nella determinata maglia, che in questo caso era la quarta, ma che ovviamente man mano che si va avanti poi aumenta anche in base a quanto voi volete ampio il vostro alberello. Io qui ad esempio sto ancora continuando con l'aggiunta all'interno della quarta. Per ora abbiamo una riga da 15 maglie. Però ovviamente se continuiamo così i nostri conti aumenteranno e aumenterà anche la grandezza del nostro alberello. I conti prevedono una riga successiva di 18 maglie, una da 24, una da 30 e una da 36. Quindi che cosa vuol dire? Che ovviamente man mano che io faccio un'aggiunta, mi diventa più grande la riga. Io per adesso lavoro ancora inserendo la doppia maglia nella quarta. Fatto sta che quando arriverò un pochino più giù deciderò di metterla nella quinta e quindi di farlo ancora un pochettino più largo e poi successivamente anche nella sesta. Diciamo che mi lascio in media una decina di righe per decidere quanto grande voglio il mio alberello e quindi così decido anche la lunghezza. Poi se volete lo potete fare anche più corto, questo dipende sicuramente da voi e dai vostri gusti, magari non vi piacciono le decorazioni troppo grandi. Se ho la necessità di mantenere la stessa lunghezza di maglia, lavoro una maglia bassa per ogni magliettina senza alcuna aggiunta. Come potete vedere adesso sono a un terzo del mio alberello e sono ancora andata avanti però soltanto con l'aggiunta nella quarta. Fatto sta che per una questione di comodità, dopo vi farò vedere, dovrò anche andare a restringere il mio alberello perché insomma non posso lasciarlo, non posso fare la campanella perché devo fare proprio l'alberello.
In questo pezzettino sono andata ancora avanti. Ho fatto un taglietto. Qua mi sono aggiunta, qua mi sono messa il segnetto per controllare come andasse e da qui in poi vado a fare la doppia maglia all'interno della quinta maglia. Successivamente comincio con la riduzione. Difatti, le prossime righe le dedico alla diminuzione delle stesse maglie. Quindi che cosa succede? Che la riga successiva prevederà la realizzazione in ogni quinta maglia, perché è l'ultimo conto che facevamo, della sgiunta di una maglia, che quindi andremo ad unire con le maglie mezze alte. Mi sono fatta qualche riga, per l'esattezza 5, e con queste 5 righe, vedete, sono andata pian piano a ridurre le maglie e, come potete vedere, ho reso più stretto il mio alberello, anzi la punta del mio alberello. Che cosa faccio quindi? Io applico questo procedimento anche per le altre parti. Ad esempio, a quest'altezza qui io adesso farò partire l'altra parte, sempre lavorata nel medesimo modo, quindi sempre con le magliettine basse, la vado a far estendere verso l'esterno e poi la vado nuovamente a ridurre. Per quanto riguarda la grandezza, io su per giù tenterò di eguagliare lo stesso numero di righe, perché non voglio che sia troppo lungo, però potete pur sempre decidere voi se volete le balze più lunghe o più corte. Io ho deciso di cominciare a circa 4 righe prima della fine e vedete, vado ad attaccare della nuova lanetta e mi vado a fare un giro intorno a questa riga qui, dove mi sono attaccata. E vado ovviamente ad aumentare da qui in poi, perché deve vedersi l'effetto della balza. Se lo faccio della stessa misura non funzionerebbe. Quindi mi faccio la prima riga in maglia bassa, me l'attacco tutta qua intorno e poi da quella dopo comincio subito ad aumentare le maglie. Quindi vado subito a mettere le doppie maglie con gli stessi conti di prima. Vedete, faccio la magliettina bassa e mi muovo lungo il mio alberello. Se voglio realizzare l'effetto onda, posso sempre decidere di fare una maglia bassa, una maglia mezza alta, una maglia alta, un'altra alta, una mezza alta e una bassa. Proseguire con questo movimento e realizzare anche un effetto ondeggiante molto molto carino sul nostro alberello. Poi tornare in giù sempre con la maglia bassa e poi ricominciare, ovviamente, perché non è che si fa solo una balzetta. Eccomi! Allora, questo qui è l'effetto. Se non lo finisce sembra un cappellino, però devo dire che nella sua semplicità, insomma, già fa capire che è un alberello. E beh, fatto ciò, io adesso continuo e continuo anche ad aumentare un pochino le mie maglie, perché vorrei che fosse un pochetto più ampio. E poi vi faccio vedere anche l'effetto che ne viene fuori. Io sono soddisfatta di questa lunghezza della balza, che è di 5 righe, e dato che mi andava bene così, io adesso questa la fermo e proseguo con il resto dell'alberello. Eccomi qua,
Come potete vedere, sono andata a lavorare ancora un pochettino da sola. Però, per quanto riguarda le balze, sono andata ad aggiungere questa lanetta bianca, così per fare un pochettino l'effetto della neve, molto molto carino. E qua dentro poi vado ad aggiungere un pochettino di cotone, così do un po' di tridimensionalità al mio alberello. Adesso l'unica cosa che vado a fare qua sotto è la riduzione delle magliettine, la faccio il più stretta possibile perché così mi si chiude subito. Tento sempre di unire almeno due magliettine in una e ridurre sempre di più le maglie e rendere sempre i cerchi molto più corti. Perfetto. Vado ad attaccare questo pezzettino qui che ho realizzato con un tondo piccolissimo di sole 3 magliettine. Ho fatto un piccolo aumento fino a 5 magliettine per riga e sono salita fino a su appallottolandolo un po'. Una volta che l'ho realizzato, come potete vedere, l'ho attaccato direttamente al cerchio prima di chiuderlo in magliettina bassa, e queste sono due varianti della stessa realizzazione. Potete attaccarci il tronchetto, potete non attaccarcelo, però comunque è molto molto carino e anche molto bello a vedersi. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a lasciare un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi, perché qui faccio moltissimi video simili, sempre dedicati ai DIY. Per oggi è tutto, noi ci vediamo molto presto. Ciao a tutti!